Ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Siamo sempre qui su Lego Marvel Super Hero 2. Pensavate che vi avessi abbandonato? Ebbene sì, anche perché se vi ricordate bene c'è comunque ancora un'altra cosa che ancora non abbiamo fatto. E poi tra l'altro usciranno anche altri DLC. Blablabla. Detto questo, naturalmente come sempre un video, come sempre mettermi poi c'è un bel commento, un bel mi piace. Oggi un video un po' particolare, ossia, molti di voi mi hanno chiesto: Magnus, perché non ti riproponi? Nel senso, perché non fai il tuo personaggio in Lego? Tra l'altro vi ringrazio tantissimo perché alcuni di voi mi hanno mandato delle fotografie su Instagram, soprattutto, dove hanno riprodotto la mia immagine. Ragazzi, siete bravissimi e siete fantastici. Spero naturalmente di aver fatto anche io lo stesso lavoro. Però, che cosa voglio fare? In pratica la mia idea sarebbe stata quella di proporre me, mia moglie e anche il mio cane. Purtroppo il cane non lo posso riproporre perché in pratica nella lavorazione dei vari personaggi non mi fa mettere la faccia del cane e quindi è praticamente impossibile. Altrimenti avrei fatto Cosmo con la faccia del mio cane un pochettino simile. Purtroppo questo non è possibile. Detto questo, naturalmente qua se lo invito come sempre e poi c'è un bel commento, un bel mi piace. Eccoci qua ragazzi, questa è la famiglia. Ossia, io e mia moglie. Allora, partiamo da me, che forse è quella la cosa più importante. No, sto scherzando, eh. Allora, mi sono fatto con la barba. L'unico che in pratica aveva il pizzetto era soltanto questa qui di Dorto Strange, perché poi gli altri erano un po' diversi. Certo, mi sono fatto un po' cadaverico, però era il massimo che potevo ottenere. Per ciò che riguarda invece l'abbigliamento, mi sono tenuto un po' sullo sportivo, perché avete visto, spesso e volentieri comunque metto magliette per ciò che riguarda i vari personaggi dei supereroi, Superman, Batman. Ne ho parecchi, quindi sono un fan per ciò che riguarda questo. Capigliatura penso che ci siamo, secondo me. Colore anche, secondo me ci siamo. Ve l'ho detto, forse l'unica cosa che non mi rappresenta tanto è il colore cadaverico della faccia, però vabbè, su quello forse ci possiamo lavorare, magari lo metto un po' al sole. Passiamo invece alla girl. Mia moglie, che si chiama Claudia, per chi non la conoscesse, ma penso che forse già la conoscete perché l'avete visto già in un video, soprattutto quello Resident Evil dove si è sentita male. Mi lustra là, mi guarda, l'ho nominata prima. Ok, l'ho fatta biondina perché biondina, gli ho messo una mise un pochettino, dico la verità, è stata scelta lei, perché l'ho chiamata, ho detto che tipo di colorazioni vuoi, ha detto no, fammi in questo modo perché così sono più carina, sono un pochettino più vintage, un po' più anni non so che cosa, anni 80, anni 90, e si è fatta così. Piccola curiosità, naturalmente in questi personaggi ho dovuto mettere anche le abilità, non siamo supereroi. Ma va, direte voi. Quindi che cosa ho fatto? Ho interpretato le abilità del gioco in base a livello caratteriale. Cioè, se vedete un'abilità, non è l'abilità in sé per sé, ma è quello che si rispetta nel carattere. Non vi voglio dire che cosa succede in queste abilità. Scrivetelo sotto nei commenti voi che cosa capite tra le righe. Poi voglio vedere che cosa succede. Allora, partiamo con cautela. In pratica, questo è quello che succede quando mia moglie si incazza. Si arrabbia proprio come una bestia, praticamente. Ecco, lei diventa più o meno così. Io divento più o meno così, in questo modo. Cioè, in pratica, forse più alto non posso, ma in pratica la situazione è questa. Ve lo faccio. Ok, dovrebbe essere forse più veloce. Vediamo un po'. Ecco. Questo quando lei si incazza, io divento praticamente piccolo. In teoria, a fianco a me ci sarebbe anche il cane, perché di solito in linea di massima, quando succedono queste cose, o la colpa è mia, o la colpa è del cane, oppure la colpa è di tutti e due. E quindi lei diventa così. Quando proprio diventa tipo una bestia, qualcosa di impressionante, diventa invisibile. O perlomeno, non è che lei diventa invisibile per me, perché sennò poi succede un pandemonio. Detto questo, altre abilità che ho messo. Partiamo con lei. Allora, mi ha fatto vedere questa qua che diventa invisibile e vi ho detto anche il perché. Questa ve l'ho fatta capire tra le righe che cosa succede, o meglio, veramente ve l'ho detto che cosa succede. E poi ho messo anche questo. Secondo voi perché lei prende l'ipersalto?
Tenete presente una cosa, che ho messo di per salto sia per me che per lei. Però a livello caratteriale il motivo è diverso per cui noi spicchiamo il salto. Io spicco il salto, lei spicca il salto. Poi non so se avete capito, spero naturalmente di sì. Ok, passiamo invece a me. Vi ho fatto vedere in pratica che divento piccolo, che forse poi non è tanto una parte dell'abilità. Io poi non sono neanche tanto alto, direi forse più verso il basso. E quindi praticamente, cioè non è che sono bassissimo, però non sono alto, lasciamo perdere. E questo è ciò che divento quando sei si arrabbia. Già ve l'ho detto, ve l'ho fatto vedere. Ok, questo è quello che mi piacerebbe fare anche quando lei si arrabbia. Cioè in pratica lei si arrabbia, io tipo scompaio e me ne vado da un'altra parte. Ma questo purtroppo è praticamente impossibile. Allora, ora voglio vedere se siete bravi. Secondo voi questa mia caratteristica cosa rappresenta secondo voi? Non fa parte, cioè io non esercito questa cosa, esercito, cioè non faccio questa cosa quando mi arrabbio, ma diciamo che mi può capitare spesso quando posso bere della Coca-Cola. Poi a buon intenditor poche parole, se capite scrivetemelo sotto nei commenti, voglio vedere se ci arrivate. Non è che lo faccio spesso, ogni tanto può capitare, per apprezzare il cibo anche che mangio. Ok, quindi anche questa abilità ve l'ho fatta vedere. Vi ho detto anche il fatto del ripersalto. Allora, come vi ho detto, mi dispiace soltanto una cosa, perché in pratica avrei voluto mettere Cosmo praticamente vicino a lei, ma purtroppo è praticamente impossibile. Cioè impossibile, non me lo fa mettere, perché chissà, non so per quale motivo, ma in pratica tra i vari personaggi non mi dà la possibilità di poter realizzare anche le parti come dire animali. Ci sta anche l'altezza, io ho voluto scegliere i due personaggi, uno maschile e uno femminile, e volontariamente, no, forse siamo della stessa altezza, lo sapete? Forse è la prospettiva che mi ingannava, sì, è la prospettiva che mi ingannava, che sembrava che fosse più alto, mentre invece poi non era così. Ok, scrivetemi sotto nei commenti se vi piace questa misa, se magari avrei dovuto forse apportare qualche piccolo cambiamento a questi due personaggi. Sapete benissimo, vi ricordo che abbiamo sbloccato tutti i personaggi, vorrei realizzare sempre con voi anche un nuovo personaggio, magari scrivetemelo sotto se vi fa piacere e continuiamo ad andare ad avanti per ciò che riguarda quel tipo di serie. Naturalmente come sempre vi invito, come sempre, a mettere un pollice in su, un bel commento, un bel mi piace, mi raccomando scrivetemi sotto le abilità che voi avete intuito. Sono curioso perché voglio capire se in pratica sono riuscito a farvi intendere che cosa faccio. Ci vediamo sempre al prossimo video, bye!